Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie alla città di Milano, all'assessore Tommaso Sacchi, a Domenico, a tutto Palazzo Reale. Grazie infinite, veramente ai produttori. È stata un'avventura, come è stato già detto, sulla quale varrebbe la pena scrivere un pezzo dedicato. Grazie a Rosanna Cappelli per questo libro. Poi ciò che rimane è il libro e il fatto che sia così mosso e così stratificato nelle modalità di approccio, dinamiche ludiche che riflettono poi la mostra, lo dobbiamo proprio ai suoi consigli preziosissimi da editore. Sono stati approvati anche dal mio severissimo papà, che è stato appena ricordato da Domenico e che ringrazio, perché è stato lui anni fa a dirmi: è Max Ernst il tuo artista, è un filosofo tedesco, fa parte proprio della tua formazione, delle tue affinità elettive, e in effetti è stato così. E vorrei che tutti si rendessero conto che alla mia sinistra è seduto il più grande conoscitore dell'opera di Ernst al mondo, Jürgen Pei, che ne sta stilando dopo decenni di assenza il catalogo generale. Jürgen Pei, al quale dobbiamo, per utilizzare un termine a me molto caro, la grande Wunderkammer di materiali straordinari, e fa parte del concetto di Wunderkammer quello di riflettere la mente del collezionista che la concepisce e la presenta come raccolta. Ecco, questa Wunderkammer non solo ci permetterà di ripercorrere la straordinaria biografia di Ernst, che percorre 70 anni di storia dell'arte nel Novecento, ma anche di capire con che amore, con che cura Jürgen Pei abbia studiato, conservato, scoperto moltissimi aspetti ancora sconosciuti e aperti alla scoperta di Max Ernst. Quindi, per quanto mi riguarda, è stato un onore lavorare in questi anni con uno studioso di questa portata e veramente con la persona che conosce di più il genio di Ernst, e con la critica tedesca, che negli ultimi 40 anni ha veramente rinnovato lo sguardo su Ernst e ne ha sottratto quei cliché, quelle sommarie considerazioni sulla sua personalità e sull'opera che erano rimaste un po' fermi agli anni 50. L'incontro tra gli studi umanistici miei dal Warburg Institute di Londra, vedrete Ernst è un warburgiano, e il patrimonio di Jürgen, speriamo abbia dato origine a qualche cosa di originale che aggiungerà un tassello al panorama internazionale degli studi su Ernst. Ma non è un caso che da 10 anni a questa parte a livello internazionale manchi una grande iniziativa che lo riguardi. A questo punto è una retrospettiva, vi do solo 2 o 3 chiavi di lettura per inoltrarvi nelle sale della mostra. Sono tutte allestite e concepite come delle quinte teatrali, delle finestre, dei palcoscenici, come l'ultima frase citata da Chiara annuncia. Tutta l'arte di Ernst è un invito a vedere, è un mettere in scena la finzione, un invito a attivarsi in un gran sistema operativo, come è stato ricordato da Domenico, da Chiara, da Tommaso. I giochi di analogie, rimandi e corrispondenze saranno continui, quindi noi osservatori diventeremo davvero ricreativi a nostra volta. L'allestimento appunto è stupendo, la grafica anche. Io devo ringraziare le squadre infinite di persone che si sono dedicate per anni, ma poi anche gli ultimi giorni, a questo progetto. Devo ringraziare in modo particolare la persona che ha assistito personalmente con grande competenza, dedizione, metodo e conoscenza, me e Jürgen, che è la mia omonima Martina Gatto Ronchero, con tutto Made in Arte ha creduto fino alle origini a questa sfida e a questo progetto. Ringrazio, insomma, i ringraziamenti non dovrebbero mai finire, e spero continueranno e ci accompagneranno per questi 5 mesi. 5 mesi per i quali tutta l'attività legata al cinema, qui troverete
dei saggi straordinari, ma anche gli scritti di Ernst, ma anche gli scritti storici più importanti su Ernst, ma anche le schede di approfondimento sui suoi capolavori, nonché i nostri saggi, e troverete dai gioielli al cinema, alla scultura, alla patafisica, alla mnemosine e memoria, tutti gli approfondimenti del caso per continuare il sistema operativo attivato in mostra attraverso la monografia e attraverso la guida. Sul cinema volutamente non c'è nulla in mostra perché la rassegna messa in campo da Matteo Pavesi, i suoi straordinari studiosi e archivisti della Cineteca di Milano, accompagnerà per la durata dei 5 mesi la mostra, proprio qui vicino al Cinema Arlecchino. Primo appuntamento venerdì alle 5 con lo straordinario film di Sciamoni, io so il titolo in tedesco, ma dovrebbe essere La mia inquietudine, il mio vagabondare in italiano, e sono proprio i colleghi e amici della Cineteca ad averlo tradotto per la prima volta perché era disponibile solo in tedesco. Quindi anche sul cinema, ripetendo l'offerta, ho visto che anche che Dreams That Money Can Buy viene offerto tutti i mesi, si può scegliere come completare questa esperienza davvero così sinestetica dell'arte di Ernst. Ritorno dalle origini. Domenico ha citato Schwarz, che con l'accumulo di migliaia di opere si era preso il fuoco di Sant'Antonio in fase di allestimento. Noi ci siamo andati vicino, non ci è venuto, tra l'altro alle tentazioni di Sant'Antonio sono dedicate alcune opere di Ernst, però penso che la felicità e la continua meraviglia, il continuo indagare l'opera e i materiali straordinari, anche con Jürgen le scoperte sono continue, penso coinvolgeranno anche voi. Dai microbi alle opere più grandi, i microbi, diceva Ernst, sono opere così piccole che possono fungere da batteri per stimolare il cervello, il passaggio dal micro al macro, dall'alto al basso, dal femminile al mascolino. Questo grande processo, questo grande atano alchemico che la mostra è, speriamo coinvolga tutti voi. Vi ringrazio per l'attenzione, sarete ansiosi di vederla, ma non possiamo non sentire le parole di Jürgen prima di salire ad esplorarla. Grazie davvero a tutti.